Contro un pubblico promosso dalla scuola di regione ideata dall'ex sindaco pescarese Luciano D'Alfonso e finalizzata alla formazione politica. Cacciari è intervenuto sul tema il futuro della democrazia e la crisi dell'Europa, proponendo un diverso progetto europeo che superi la quale visione tecnocratica ed economica. Il filosofo veneziano ha sostenuto la necessità di puntare sul capitale storico culturale del vecchio continente, di guardare al Mediterraneo, di valorizzare il welfare riabilitando la vocazione federalista. Per l'ex sindaco di Venezia, l'Europa deve abbattere il centralismo egoistico degli stati e cambiare approccio nel modo di affrontare la crisi. Ma sentiamo una breve dichiarazione di Cacciari. È diventato un immenso ministero l'Europa, denuncia incomprensioni incredibili nei confronti dei suoi soggetti deboli. In un paese come in una famiglia, se un soggetto è debole va protetto, va curato, non va eliminato. L'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Grecia è stato come dire che non vogliamo più Europa. Quindi anche lì va tutto ripensato e la situazione va tutta rimontata rispetto a quella che era la situazione anche di 20 anni fa.